Tentativi per il nativo di Eisenach, dall'altra parte Lachmann fermato proprio da Voigtmann, che comincia la gara con due grandi azioni, prima in attacco poi in difesa, poi corre in transizione Schiltz, mandato a segnare da Voigtmann. Ci chiedevamo come Milano sarebbe partita. Deve certamente girare qualche vite in difesa Pesaro. Schiltz riapre per Melli, Napier gioca il pick and roll con il numero 9, si va nell'angolo da Schiltz che può tirare sul close out, poi Tepao di Pango, salvataggio di Napier, Melli la tiene nella metà campo avversaria, serve Schiltz che ha di fronte Citam, deve tornare indietro, però si inventa questo tiro fuori ritmo e lo segna Shavon Schiltz, lo fronteggia, Heinz aiuta, Day riesce a evitarlo ma sbaglia il tiro, rimbalzo Schiltz, Milano può accelerare, Karalampopoulos s'arretra, Schiltz si ferma, si mette spalle a canestro, prende il tiro cadendo indietro e lo segna, ennesima tripla dopo l'ottima prestazione, le 5 triple segnate in gara 1, Napier Sipatote a rimorchio Schiltz, passaggio a Noluke, adesso Milano dà spettacolo in questo quarto periodo.